Avvocato, quindi mi sembra di capire che al momento, secondo voi, le multe che sono state fatte sono illegittime? Beh, sì, perché questi verbali di accertamento sono stati emessi dalla Polizia Municipale in difetto della dovuta autorizzazione dirigenziale. Infatti, come ha detto il collega, l'autorizzazione dirigenziale riguardava solamente il rilevamento delle infrazioni di cui al comma 3, ossia di chi passava con il rosso, e non anche per quelle del comma 2, ossia per la violazione della segnaletica orizzontale. Quindi, è palese che essendo state emesse in difetto di qualsivoglia autorizzazione siano del tutto illegittime. Andiamo per ordine, siamo a Pescara, le multe per il superamento della linea di arresto elevate attraverso i T-RED sono illegittime. A dichiararlo è stato il giudice di pace che ha accolto il ricorso di un avvocato pescarese, Alessandro Ferraro, dopo la contravvenzione del 5 dicembre scorso da 47 euro circa e 2 punti decurtati dalla patente. In sostanza il giudice di pace ha accolto il ricorso dell'avvocato nella delibera di giunta relativa ai T-RED, l'apparecchio autorizzato a verificare solo chi prosegue la marcia con il rosso. Il motivo, secondo il giudice, leggiamo nell'articolo di Marcella Pace su Il Centro e ascoltiamo dalle parole degli avvocati che abbiamo intervistato, Alessandro Ferraro e Francesco Maria di Gaetano. In questo caso il mio ruolo è stato più da semplice ricorrente, col supporto del mio collega di studio, l'avvocato Francesco Di Gaetano, in quanto mi sono visto ricevere nel giro di pochi mesi 3-4 multe, sempre per analogo motivo, in quanto avevo superato di pochi centimetri, a volte anche di alcuni millimetri, la segnaletica orizzontale. Se non che, onde evitare anche l'ulteriore sanzione di sospensione della patente, laddove avessi preso altre multe nel corso dei 2 anni, ho deciso di impugnare l'ultima sanzione, adducendo come motivazione la scarsa visibilità della segnaletica. Se non che, nelle more del giudizio dinanzi il giudice di pace di Pescara, l'amministrazione comunale, per il tramite della polizia locale, hanno prodotto la delibera autorizzativa 710 del 2022, al fine di dimostrare al giudice la legittimità delle sanzioni. Ed è lì che, in particolare, il collega Di Gaetano si è reso conto, ci siamo resi conto, che la delibera autorizzava l'applicazione delle sanzioni solamente riferite all'articolo 146,3 del codice della strada, mentre il nostro caso è al comma 2. Quindi l'amministrazione comunale di fatto aveva autorizzato l'applicazione delle sanzioni solamente in caso di superamento con il rosso. Però c'è da dire che chi ha pagato purtroppo non può fare più nulla. Purtroppo no. Per il futuro bisogna vedere se l'amministrazione ha corretto il tiro, nel senso che ha già autorizzato il rilevamento delle sanzioni di cui al comma 2, oppure no. E nel caso in cui non fosse stato autorizzato, le multe che sono emesse rimangono illegittime anch'esse.